Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Valhalla, da me, da Eivor. Siamo nel Worcestershire. Nello scorso episodio abbiamo conquistato una fortezza. Abbiamo capito che Riggs era il vero traditore, quello che tradiva Halfdan. E adesso stiamo cercando proprio Halfdan e ci hanno detto che sta con Faravid vicino alla casa del re. Vediamo un po', uscendo da qua, la casa del re è questa, quindi dovrebbe stare qui da sti pizzi. Andiamo a vedere se sta magari da sta parte fuori. Donde no, stanno dentro o fuori? Ah, chi è questa? Forse qualcun altro che l'ha visti, vediamo. Ah no, questa è Moira. E dove stanno? Porca puzzona, affasciatissima. Stanno per di là? Vediamo. Sarai miei. Dunque, dice di qua. Ah, ok, qua. Eccoli, 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 eccoli. L'ho trovati, l'ho trovati. No, potrebbe succedere qualcosa? No. Fatico a sorprenderti. Mm-hmm. Ti ha colto di sorpresa. Ma era una mia colpa. La nebbia mi offuscava e non sapevo. Mazza, siamo delle nane. Vecchio mio. Ricordo quando imperversammo in questa terra su una coltre di neve. Sei stato al mio fianco per tanti anni. Con orgoglio, fratello. Vieni, condividiamo la medicina di ogni male. Il nettare dell'oblio. La burrobirra? La cerimonia ci sta chiamando. Non facciamo attendere la folla. Dai, Eivor. Sì, allora. Incidere i nostri nomi nella storia. Niente più fantocci. Il trono e i suoi fardelli sono miei. Dai. Quindi è tutto risolto, eh? Assistiamo alla cerimonia. E poi dovremo tornare a Ravenstop. Bravi, danzate. Si fanno un casino, mamma mia. Sempre imbrianchi siete, io boh. Dai, io mi metto qui a fianco del re. E Faravid dall'altra parte? Aspetta, qua c'è sta il cane, io mi metto qua. Hai festeggiato a dovere. Mm-hmm. La coronazione è imminente. Sì, sì. Per ora sono soddisfatta. Andiamo a fare di te un re. A Eivor e al clan del Corvo di Mercia. Nostri nuovi alleati nel sangue e nella gloria. Non è che ha avvelenata ma la coppa. Alzo il mio corno e la mia voce per cantare le lodi di Re Halfdan. Mm. Corona celeste, quercia delle valchirie, tessitore di saggezza. Che tu possa vivere e regnare a lungo. Skål! Ma calla, lo sapevo io. Mi ricordavo una cosa del genere. Moira. Cos'è questo metallo? Tenero come i condotti romani. Oh, è piombo! È un metallo tossico! È stato il piombo a rendere folli i romani. Può il metallo fare questo? Oh, Dio del cielo, sì! I romani lo sapevano bene. E la mia povera madre, lei... Lei ha bevuto da coppe come questa per così tanto. Lei... È stato Faravid, no? Tutti oh questi no. anni mi hai donato solo veleno. Mi hai donato la pazzia. Amico mio, ti prego. La malattia offusca il tuo giudizio. Questa malattia non è stata un incidente. Mi fidavo di te. E quindi è stato Faravid. Eivor, fallo ragionare, ti prego. È vecchio, malato. E la sua mente vacilla. Idiozie! Tu mi vuoi morto, porco schifoso! E io mi sono fatto ingannare! Sei pazzo, Halfdan? No, arrenditi o affrontami, Faravid.
E no, non è pazzo Halfdan. Tradimento merita sempre una punizione. Dopo le battaglie combattute insieme, dopo le vittorie. Se nel mio clan ci fosse un simile traditore, gli strapperei la pelle dalle ossa. Non sei più il guerriero di un tempo, amico mio. Oh, ma l'anima del meglio. Attenzione, attenzione, attenzione. Faravid, guardate che tanto va a finire solo in un modo, io te lo dico. Dai, dai. Con calma, Halfdan. Cioè, io so scienza, non ho fanta... scienza. Porca puzzola. Ma che te credi che mi frighi con un po' di sabbia? Ha forse il contegno di un capo ora. Dai. È nostro. È andata. Traditore. Qui si conclude il nostro viaggio. A dire di sì. Alzati, sporco traditore. Alzati e battiti. Amico mio, ricordi quando ci sfidavamo lanciando i nostri destrieri al galoppo su queste terre? Eri sempre il più veloce. La vittoria era sempre tua. Perché te la lasciavo, mio Jarl. E quindi... ti lascerò la vittoria anche quest'ultima volta. Sono certo che ci rivedremo ancora, amico mio, nella grande sala. Mamma mia! Che finale. Halfdan, è tempo che io vada. Parto per la merce. Torno a casa. Allora tieni. In segno di amicizia. Un vincolo tra i nostri clan e un simbolo del doloroso prezzo pagato per la pace. Speriamo di essere nel giusto. Ma perché ci sono dubbi? Non saprei. Vabbè, comunque si è conclusa. Ok, noi ci dovremmo prendere... legami di sangue è fatta. Ci dovremmo prendere un po' di cosette che stanno qui. Credo sia tempo di tornare da Randvin. Serie completata. Leverò la buona notizia. Ok, sì. Però aspetta un attimo, Ivor. Vediamo un attimo la mappa. Ah, forse abbiamo anche... non lo so. I talenti? No. Allora, aspetta un attimo, mappa. Vorrei prendermi ste cosette, no? Ci vogliamo prendere? Dove l'ho messo il punto? Ci dovrebbe essere... ci dovrebbe essere qualche passaggio segreto da qualche parte, credo. Allora, sta là. 26, 20, 23... tipo qua. C'è per caso un passaggio segreto da qualche parte qui? Vediamo. Teatro, questo è il teatro. Forse qui c'era qualche passaggio. Qua c'è un passaggio. Però mi pare che sta un po' troppo distante, no?
Forse qua dentro c'è un passaggio. E questo era il teatro, sì, dell'altra. Allora, vediamo un attimino. Ci abbiamo fatto la quest. Allora, qua non si passa. E va bene. Però ho la vaga impressione che da qualche parte qui si passi, ci sia un passaggio, ma non so dove. Oh, se no lascio perdere, eh. Poi magari a tempo perso ci torno io e via. Allora, qua c'è roba da prendere, va bene. Ok. Vediamo qua. No. Vabbè, do una rapida occhiata, poi casomai ci torno io per conto mio a prendere sta roba. Attenzione. Attenzione. Pensavo che si potesse prendere. Vedi, qua sotto si va, si va. Bisogna solo capire da dove si passa. Qua sotto ci stanno addirittura due chiavi. Non è che c'è un passaggio da una casa. Questa non si apre. Dica. Questa non si apre da nessuna parte, neanche sopra sopra. Là? No. Vabbè. Vabbè, niente. C'era un passaggio, posso provare il passaggio, se no sedamo. Passaggio manco. Ah, qua. Ah no, ma questo è il passaggio, il vecchio passaggio degli assassini. No, vabbè, dai. Poi ci torno per conto mio. Allora, damose a Ravenstorp e andiamo a dire a Randvi che abbiamo concluso anche questa trattativa, che è andata bene, però è costata veramente tantissimo, cioè tantissimo. Non sapevo fino all'ultimo se era Faravid o Moira che gli preparava le tisanine. Alla fine è stato Faravid, va bene. Ok. Allora, io dovrei andare al cavallo da caccia perché ho preso il lupo lì, la lince, come cazzo si chiama? Gli autorità, no? Che cos'hai? Che cos'hai per me? Tu e Petra a caccia di un cervo bianco nei boschi in preda al delirio. Mio Dio, non ho mai riso così tanto. Impressionante, mai visto niente del genere. Wallace. Allora, cervo del sangue e gemma d'wolf. Due ne ho presi? Ok. Nel mondo si trovano diversi animali leggendari. Il registro si aggiornerà alla scoperta di un animale o alla sua uccisione. Consegnando il trofeo a Wallace otterrai molte ricompense, tra cui il ricordo della caccia trionfale. Va bene. Ne ho presi due. Quindi questo io ho sconfitto. Ok, questo non si sa chi è, questo nemmeno. Ammazza quanti ce ne stanno. Vabbè, ma a me non è che mi interessa. Qualcosa di nuovo per te. Sì, la storia. Consegne di caccia. Ho portato qualcosa per te. Allora, sì, le corna. Allora, con l'espansione dell'insediamento cresceranno anche i suoi bisogni. Effettua una consegna fornendo i beni necessari in cambio di una ricca ricompensa. Ok, allora. Ne avrei bisogno. Non ci abbiamo una cippa. Ma proprio niente. Non abbiamo niente. Vabbè. Vabbè. Finito? Sì, sì. Animali leggendari. Ah, ok, sono questi, va bene. Via. Hai finito? Sì, sì, finito, grazie. Ciao bello. Devo andare, alla prossima. Ciao bello, ciao bello. Salutami Petra se la vedi. Certo, senz'altro. Ciao Petra. L'ho salutata.
È notte, buio e notte. Allora, dimmi che non... che ce n'è rimasto ancora un... Cioè, ma se ne sono aggiunti due? Ho conosciuto Jarl Halfdan nello Yorvikshire, che poi è diventato Re Halfdan. Mm-hmm. Ora siamo suoi alleati. Bene, molto bene. Molto bene. Dai. La... Erwishires. Oh, siamo quasi al livello 6 dell'insediamento, dai. Nuova missione, la gloria perduta. Ma sarebbe... Ma io non ho preso niente, oh, scusate. Ma posso dire... Allora, leviamoci questo innanzitutto. No. Ok. Allora, qual è sta gloria perduta? Scusa. Allora, sul tavolo, come potete vedere, c'è rimasta solamente una trattativa che riguarda l'ordine degli antichi. Vediamo. Scusa, No, non mi puoi dire niente, aspetta. Missioni, vediamo un po' un attimo. La terra straniera. Ah, questa è quella che sta sul tavolo. E qua? Eivor torna da Halfdan, ma c'è solo Moira. Qualcosa non va. Oddio, ma dai, ma ancora non abbiamo finito questa quest. Ma veramente? Oddio. Vabbè. E quindi devo tornare. Non è finita. Cioè, io boh, veramente. Vabbè. E allora ci torno. Ci torno? Mi devi dire qualcosa? No. Vabbè, io torno allora. Qui però c'è il fratello che vuole parlare. Dica. Eivor, il tempo è giunto. Per noi. What? Il tempo per cosa? La mia gloria finale. No, aspetta. La tua gloria finale. Non oso chiederti cosa intendi. Ma infatti. Non sono stato chiaro? È tempo di lasciare Midgard. Desidero vedere la sala dei miei antenati. Se cerchi la morte, non la troverai per mano mia. Non parlo della morte, Eivor. Parlo della vita. Di vita e gloria immortali. So che una nebbia mi ha avvolto di recente e so di proferire parole che tu non comprendi appieno. Ma ti prego, fidati di me un'ultima volta. Nel mio viaggio finale, in Norvegia, per salutare mio padre e adempiere al mio destino. Vuoi ritornare? Devo discuterne con Randvi. Come vuoi. Attenderò la tua risposta giù al molo. Non farmi aspettare. Devi aspettare, perché devo tornare da Alfa. La via del Valhalla. Oh, Teo. Allora, un attimo. Che bello vederti, tesoro. Sì, senti, tesoro. Allora, qui c'è una lettera, andiamo a leggere. In terra straniera. Un attimo. Allora. Mi è arrivata una lettera. Sì, leggiamo. Billy, carissimo. Lettera di Billy. Grazie per il tuo aiuto, cara Eivor. Mi hai aiutato a dire addio a mio padre e a trovare il mio posto in questo mondo. Non è molto, ma dovresti trovare... No, che succede? Non è molto, ma dovresti trovare un segno della mia gratitudine insieme a questa lettera. Quest'ascia apparteneva a mio padre e sarà meglio con te che con me. Billy. Accetta il dono di Billy. Ok. Questa è a due mani, però. Ascia di Hemming, ascia danese. Ok. Allora, facciamo così. Io direi che ci possiamo anche salutare qui, perché sennò ci dilunghiamo troppo. Da Halfgrand ci torniamo la prossima volta. Quindi un saluto a tutti da me e da Eivor. E ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.